Allora, buongiorno, riprendiamo dall'ultimo argomento che abbiamo visto la volta scorsa, le code prioritarie. Allora, ieri abbiamo fatto un po' una corsa guardando tutti gli alberi con l'idea che sapere cosa sono gli alberi è importante. Voi non siete e non farete nessun esercizio per implementare direttamente un albero, ma questo non toglie che nella vostra vita, nella parte informatica del mondo, possiate trovare piuttosto spesso ad avere a che fare con alberi e con strutture dati ad alberi. E questo è già successo, perché quando avete, come vi ho detto, quando avete un indice in un database, questo è fondamentalmente una struttura di tipo albero e simile a quello che abbiamo visto gli alberi di ricerca. Quindi le strutture di tipo ad albero sono particolarmente comode, estremamente diffuse. È importante ricordarsi che gli alberi funzionano bene se non hanno buchi in mezzo, mentre se degenerano in una lista diventano totalmente inutili. Gli alberi fatti e che si trovano nelle librerie professionali sono tutti alberi che in qualche modo riescono ad aggiustarsi. La scelta fra quali strutture utilizzare, almeno in quella che è la mia personalissima esperienza, non parlo di quando insegno, ma quando le cose mi servono e le uso, o alberi o hash. È difficile che io usi qualche altra cosa. Se serve un ordine, l'albero, se gli elementi devono essere in un ordine, l'albero funziona bene, se non ho nessun interesse per l'ordine, le hash funzionano bene. Le mappe funzionano bene. È rarissimo che io, quando devo fare qualcosa perché mi serve, perché devo per il lavoro, la ricerca che faccio, usi altre strutture dati. Dopo aver fatto questa veloce carrellata su cosa sono gli alberi, cosa sono gli alberi binari, cosa sono gli alberi binari di ricerca, eccoci arrivati alle code prioritarie. Le abbiamo iniziate la volta scorsa. Devo dire che guardandomi attorno vedevo occhi abbastanza bolliti, quindi le provo a ripeterle. Allora, la coda è una struttura in cui il primo elemento che entra è anche il primo elemento che esce. E questo è quella che viene chiamata una FIFO, First In, First Out, e vengono comunemente implementate attraverso una lista. O un array un po' meno facilmente, però sempre possono essere implementate attraverso un array. Un'altra struttura sorella della coda è la LIFO, Last In First Out Stack. L'ultimo elemento che ho inserito è anche il primo elemento che estraggo. Di nuovo, questa è facilmente implementabile sia con un array sia con una lista. La coda è una interfaccia nelle Java Connection Framework, quindi io posso avere un qualcosa che mi implementa l'interfaccia coda e la utilizzo. Allora, qual è il problema? Che in alcuni casi io non voglio estrarre il primo elemento o l'ultimo elemento, ma ho bisogno di una priorità all'interno della coda. Tipici esempi sono i pronto soccorsi, che avevamo visto anche la volta scorsa. Il primo paziente curato non è il primo entrato o l'ultimo entrato, ma è semplicemente il più grave. Quindi in diverse situazioni io posso aver bisogno di estrarre volta per volta l'elemento in testa, secondo un qualche ordine. Strutture di questo tipo si chiamano HPFO, Highest Priority First Out. Quindi il primo a uscire non è il primo entrato o l'ultimo entrato, ma è quello che in quel momento ha la priorità massima. E sono estremamente comuni dall'interno del computer in cui devo decidere qual è il prossimo task che eseguirò ad esempio, se ricordate l'algoritmo di Dijkstra. Nell'algoritmo di Dijkstra io estraggo quale nodo estraggo, quello più vicino fra quelli non ancora visitati. Quindi io posso tenere tutti i nodi non ancora visitati in una lista, in una coda prioritaria, e io estraggo quello più vicino a me. E questo lo vedremo anche dopo.
Allora, come faccio a implementare una coda prioritaria? Abbiamo visto, soltanto per vedere che non si fa così, posso implementarle con una lista, però questo è un'implementazione disastrosa, perché tutte le volte io devo scorrere la lista andando a cercare l'elemento minimo. Con una lista ordinata, se io ho tutti i miei dati in una lista ordinata, la lista ordinata ha la caratteristica che è sempre ordinata, tutta ordinata. Tutto sommato, quando io vado a inserire o togliere qualche elemento, il tutto, vabbè, trovare quale elemento minimo funziona, però in qualche modo è un overkill, probabilmente sto facendo un po' troppo. Potrei implementarlo con un BST, ma ho il problema dei bilanciamenti e poi il problema che non abbiamo visto come si fa a lavorare con i BST. Allora, arriviamo alla Java Collection Framework. Allora, come vi ho detto, la coda è un'interfaccia ed è un'interfaccia che viene implementata, ad esempio, dalla linked list o dalla priority queue. Quindi quando io l'interfaccia coda, che mi permette alcune operazioni, che è togli l'elemento in testa fondamentalmente, può essere implementata con una lista, e in questo caso io vedremo quali sono i metodi, oppure con una coda prioritaria. La coda prioritaria ha all'interno una struttura particolare che proviamo a guardare. Comunque, vediamo quali sono l'interfaccia della coda. Io posso aggiungere, rimuovere o prendere un elemento. Ho delle funzioni che in qualche modo sono un po' più sicure se l'argomento non c'è o la coda è vuota o ritornano nulla invece che ritornare eccezioni, eccetera. Però fondamentalmente quello che io posso fare è aggiungere elementi, rimuovere elementi o andare a sbirciare chi sta in testa. Le code, le classi che implementano in questa interfaccia, ne abbiamo un certo numero, la maggior parte non ci interessa. Non ci interessa perché abbiamo tutta una serie di code che servono per gestire problemi tipo produttore-consumatore. Io ho da qualche parte qualcuno che produce e butta nella coda e dall'altra parte qualcuno che estrae gli elementi da questa coda e fa qualcosa. Immaginate un qualche processo che costruisce dei dati e dall'altra parte un altro vostro processo che li deve prendere e tirare via. Allora, queste code permettono di gestire in qualche modo la sincronizzazione, quindi se io provo a estrarre un elemento da una coda vuota, mi vengo bloccato finché in quella coda non compare qualche elemento. Poi abbiamo una serie di classi che permettono di lavorare con delle strutture che vengono chiamate DEC. Le strutture che vengono chiamate DEC sono delle liste, delle code, che sono contemporaneamente sia FIFO che LIFO. Io posso inserire e rimuovere elementi da entrambi i lati. Quindi dipende da che lato inserisco e da che lato tolgo, se io ho una FIFO o una LIFO. È come se io avessi un tubo, posso mettere o a destra o a sinistra e poi posso togliere o a destra o a sinistra. E poi abbiamo una coda che è thread safe, quindi posso usare se il mio programma ha multithread e se ha accessi diversi, ma tutta questa parte qui voi non la vedete e non la farete. La coda prioritaria come performance, diciamo come velocità, ha gli unici due che andiamo a guardare sono aggiungere un elemento e rimuovere un elemento. E sono entrambe operazioni logaritmiche. Il fatto che siano operazioni logaritmiche, vabbè, poi costruire una coda vuota ha un tempo costante, tutte le altre operazioni hanno tempo costante, ma il fatto che inserire e togliere un elemento da una coda abbia un tempo logaritmico dovrebbe farci suonare un campanello e farci pensare che probabilmente sotto c'è un probabilmente sotto c'è un albero. Ed è esattamente quello. Sotto la coda c'è un albero, c'è una struttura d'albero.
è un albero binario, ma non è un albero di ricerca binario. Se vi ricordate il BST, l'albero di ricerca binario, aveva la caratteristica che tutti i nodi che avevano una chiave minore del nodo corrente si trovavano alla sua sinistra e tutti i nodi che avevano una chiave maggiore del nodo corrente si trovavano a destra. Un albero binario di ricerca ha il vantaggio che quando io cerco una chiave devo semplicemente andare dalla testa alla radice e quindi tutti i miei tempi in un albero di ricerca binario sono lineari sull'altezza dell'albero e se l'albero è ben fatto l'altezza è logaritmica sul numero di elementi. Quindi inserimento, cancellazione e ricerca hanno tutti i tempi logaritmici. Un heap è un albero binario, ma non è un albero binario di ricerca, è in qualche modo un albero binario ma che ha ordinato, ma non poi così tanto quanto un albero di quanto un BST. È un albero parzialmente ordinato. Allora, l'idea base dell'heap è che, dato un nodo, tutti i nodi sotto sono più grandi. Questa è l'unica caratteristica dell'heap. Quindi, se io prendo un nodo, chi sta sotto quel nodo è sicuramente le chiavi di tutti i nodi dei sottoalbero, sia a destra che a sinistra, sono maggiori. Cosa vuol dire? Che l'unica cosa che io posso dire è che la chiave minore è nella radice. Poi, dov'è la seconda chiave più piccola? E lì devo iniziare a cercarla. Però, probabilmente è figlia della radice, non so se è a sinistra o a destra. Poi la terza chiave più piccola, e lì, man mano che vado avanti, devo sempre di più fare dei ragionamenti. Quindi l'unica cosa che io ho molto molto veloce è sapere qual è la chiave minima. La chiave minima è nella radice. Allora, qual è il... Qual è un'altra caratteristica dell'heap? Se vi ricordate, avevamo visto che un modo per un tipo di alberi binari particolarmente bello e utile per noi erano gli alberi binari in cui soltanto l'ultimo livello non era completo e quello che mancava erano soltanto gli elementi in fondo, più a destra dell'ultimo elemento. Questo l'avevamo visto la volta scorsa, ieri. Allora, qual è il vantaggio di questa rappresentazione? Il vantaggio di questa rappresentazione è che un albero binario fatto così io lo posso mettere in un vettore, l'avevamo visto. Quindi io posso avere un vettore in cui le varie relazioni padre e figlio vengono semplicemente trasformate in operazioni sugli indici. Se io numero il mio vettore, il nodo 10 è 1, questo è 2, questo è 3, 4, 5, 6, 7, andando avanti a contare così, 8, 9, 10, io posso dire che i figli di un nodo sono l'indice del nodo per 2 e l'indice del nodo per 2 più 1. E quindi il padre del nodo è l'indice del nodo diviso 2. Questo mi permette di rappresentare in memoria in modo molto molto compatto i miei dati e di tirare fuori una struttura funzionante, carina, sprecando molto poca memoria. Il vantaggio dell'heap è che è in qualche modo un qualcosa di parzialmente ordinato ed è esattamente quello che ci serve nel caso delle code prioritarie. Perché quando noi abbiamo una coda prioritaria, noi siamo interessati a sapere qual è l'elemento di priorità massima, solitamente quello che ha il codice minore, quindi in questo caso il 10, e non tutti gli altri. Quindi avere un intero vettore ordinato è veramente, vuol dire che stiamo facendo troppo, perché nessuno di noi ci chiederà mai qual è il quinto, il sesto, il dodicesimo elemento. Io voglio sapere qual è il primo. Allora, le code prioritarie vengono gestite molto spesso attraverso degli heap in modo molto molto efficace. Allora, in Java, quando io ho bisogno di una coda prioritaria,
i miei elementi devono implementare l'interfaccia comparable. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che io devo essere in grado di confrontare un elemento con un altro elemento dello stesso tipo e di sapere se è maggiore, minore o uguale. Questo è necessario e queste informazioni vengono usate dalla mia coda prioritaria. Allora, la cosa più semplice da fare è semplicemente dire che la classe che io voglio mettere all'interno della mia coda è una classe che implementa il comparable. Potrei anche specificare un tipo di una funzione da usare per il comparable direttamente nel costruttore, ma questo, come dice la settimana linguistica, lo lasciamo ai soluttori più abili. Io vi consiglio di scrivere semplicemente la vostra classe che implementa l'interfaccia comparable. E tutto qui, io ho una classe, implemento l'interfaccia comparable e poi uso un oggetto che è una priority queue quindi è una coda implementata attraverso una priority queue e il tutto funziona senza che io debba scrivere null'altro e funziona in modo furbo, quindi in modo logaritmico. Allora, se vi ricordate l'algoritmo di Dijkstra, che dovrebbe avervi fatto Fulvio, l'algoritmo di Dijkstra ha una complessità che è V quadro con V il numero dei vertici. Allora, usando delle particolari code prioritarie per andare a scegliere quale nodo utilizzare, quindi qual è il nodo più vicino di quelli non ancora, visitati, complessità di questo algoritmo diminuisce e diventa E più V logaritmo di V, che è un qualche cosa, vabbè, quando gioco con 10 nodi non me ne accorgo, ma in generale può essere significativo, per cui Dijkstra è il più veloce in assoluto algoritmo che mi trova single source shortest path, cioè a partire da un singolo nodo tutti i cammini più corti per arrivare in qualsiasi altro nodo del grafo. Tutto sommato funziona tutte le volte che io ho grafi con archi non negativi. Allora, perché ci servono le code prioritarie? Le code prioritarie, abbiamo bisogno delle code prioritarie per realizzare un simulatore. Allora, che cos'è un simulatore? L'argomento di questa lezione e dell'esercitazione di domani. Allora, molto spesso ci si trova ad aver bisogno di prendere delle decisioni. E niente di più comune, quando uno deve prendere delle decisioni, di fare un tipo di analisi del tipo chissà cosa succederebbe se faccio questo, chissà cosa succederebbe se faccio quell'altro. Allora, molto spesso questo poter controllare che cosa succederebbe prendendo alcune decisioni è, diciamo, essenziale per poter prendere delle decisioni sensate. Ma molto spesso i processi sono molto semplicemente troppo complicati. Quindi io non ho una formuletta con una serie di elementi in cui io dico ok, allora alzo la variabile E, abbasso la variabile G, alzo quello e poi risolvo la mia equazione e vedo che i valori ottimali sono quelli. I sistemi sono troppo complessi. I sistemi magari hanno al loro interno una certa quantità di casualità. Per cui io mi trovo davanti molto spesso ad avere un sistema governato da regole abbastanza semplici e abbastanza comprensibili, però cumulativamente, usando tutte queste regole, tutte queste possibili semplici interazioni che succedono, perdo completamente traccia e non riesco a tirare fuori una bella equazione che mi dice quali sono i valori giusti da assegnare.
Ci sono un sacco di possibili casi, ad esempio, qual è il numero giusto di persone che devo mettere per servire i tavoli del mio ristorante? Riesco a tirare fuori un'equazione per questo? Possibile, ma probabilmente difficile. La cosa più semplice è dire, ok, immaginiamoci il comportamento medio del cliente e facciamo delle prove. Facciamo tante prove, vediamo cosa succede con 10 camerieri. 10 camerieri, un simulatore, faccio 10.000 prove del simulatore, tanto 10.000 le fa lui, non le devo fare io a mano, e alla fine viene fuori che con 10.000 prove del simulatore, solitamente la cosa mi va abbastanza bene, c'è un cameriere però che gira i pollici la maggior parte del tempo. Allora dico, proviamo a metterne 9, e lancio, vedo la simulazione e vedo che cosa succede. Quindi, i simulatori servono a chi deve prendere le decisioni per provare a immaginarsi cosa succederebbe in scenari più o meno complessi. Vabbè, definizione di Shannon, che inchiniamoci davanti a Shannon sempre, ma possiamo anche non vederla. Allora, l'analisi what if, che è un qualcosa che capita di fare onestamente molto spesso. Io ho il mio meccanismo che usa delle regole, provo a modificare i parametri di questo sistema, vedo cosa succede, provo a modificare i parametri, vedo che cosa succede e vado avanti in questo modo. Vado avanti a tentoni, fondamentalmente. Quindi il simulatore è un qualche cosa che mi dà una mano nel cercare di andare avanti a tentoni senza dover fare delle prove vere nel mondo reale, che magari avrebbero dei costi assolutamente non gestibili. Simulatori io ne vedo e ne ho visti usare ad esempio tantissimi, ad esempio per il traffico. È vero che io potrei tirare fuori delle equazioni incredibilmente complesse, incredibilmente belle, che mi descrivono il traffico, però la maggior parte delle volte che io ho visto il traffico in una città viene analizzato con dei simulatori. Io mi immagino le macchine, ogni macchina è abbastanza semplice, e vado a vedere cosa succede a fare delle cose piuttosto che delle altre cose. Gli svantaggi sono abbastanza chiari, la simulazione è pesante dal punto di vista computazionale, il modello è unico, potrei aver sbagliare il mio modello potrebbe non essere ripetibile, vabbè. A parte tutte queste ragioni, di fatto l'uso del simulatore è incredibilmente diffuso. Esistono un sacco di strumenti per fare simulazioni. Andiamo dai fogli di calcolo, Excel, Numbers, Calc o quello che volete. Se voi andate in banca e provate a chiedere un prestito, solitamente la persona vi dice di guarda e vi dice facciamo una simulazione. E inizia a mettere dentro quanti anni, la vostra età, quanti soldi volete, che cosa volete comprare, preme un pulsante e tira fuori il numerino. E voi provate a cambiare qualche parametro e lui preme un pulsante e tira fuori un numerino. Perché? Perché non c'è una formula esatta. Probabilmente c'è, forse sì, forse no, ci sono una serie di meccanismi e di controlli all'interno, però alla fine, quando voi chiedete un prestito, questo vi viene detto, facciamo una simulazione, vediamo un po'. Con quanto andrò in pensione? Facciamo una simulazione. Allora, tu per n anni versi questo e alla fine il denaro che prenderai è quello lì. Quindi le simulazioni sono incredibilmente usate. Esistono degli strumenti apposta per fare simulazioni di svariato coso, ma quello che noi vi facciamo fare in questo corso è fare il vostro simulatore da soli. Quindi usare Java per scrivervi a mano un simulatore. Ed è quello che inizieremo a fare oggi insieme. Allora, parliamo di simulatori, simulazioni deterministiche o stocastiche. Allora, le simulazioni deterministiche sono quelle che non hanno nessun elemento casuale, le simulazioni stocastiche sono quelle che hanno al loro interno una serie di elementi casuali. Il fatto che una simulazione sia deterministica non vuol dire che io non abbia bisogno del simulatore, ripeto. Qual è la vostra pensione? È il risultato di una simulazione assolutamente non stocastica.
Bisogna stare attenti perché se io ho una simulazione con elementi stocastici, probabilmente farne una non basta. È meglio farne un certo numero e poi prendere una media dei valori che io devo considerare. Se io metto una certa variabilità in come le macchine si muovono, fare una simulazione non basta, ne faccio 1000 e vedo in media come funziona il traffico. Il tempo è una variabile significativa oppure no? Discreto o continuo, questa è una differenza grossa fra i simulatori. Il tempo è una variabile discreta e quindi io ho bisogno di sapere che cosa succede in ogni istante di tempo, o il tempo è una variabile continua, o il tempo è una variabile discreta. Allora, nel nostro caso, nei simulatori che noi vedremo, il tempo è una variabile discreta. Allora, quando il tempo è una variabile discreta, noi abbiamo un evento, un simulatore a eventi discreti, che è quello che noi faremo. Allora, la base di un simulatore a eventi discreti è quella che viene chiamata la lista degli eventi, la event list. Si chiama lista, ma in realtà è una coda prioritaria. Quindi io ho nell'asse del tempo una serie di punti in cui succede qualcosa. Ad esempio, in quel momento lì la persona arriva, in quel momento là la persona se ne va. All'istante 10 arriva un cliente, all'istante 20 ne arriva un altro, all'istante 30 ne arriva un terzo. E il simulatore, quando considera gli eventi, tipicamente fa delle operazioni e genera altri eventi. Per cui all'istante 10 arriva una persona, ottimo. Che cosa fa il simulatore? Dice: allora, la persona verrà servita dal primo cameriere disponibile. Il primo cameriere disponibile è all'istante 15, ok? Butto un evento nella lista degli eventi all'istante 15, che è il cameriere va dal cliente. Peccato che il cliente è nervoso e quel cliente all'istante 14 se ne va. Quindi qual è il prossimo evento? Istante 14 il cliente se ne va. Il cameriere che doveva andare a quel tavolo non ci va più e vado avanti in questo modo. Quindi io ho una lunga lista di eventi e quello che devo fare è prendere il primo evento, vedere cosa succede, eventualmente generare altri eventi e poi non fare nulla fino al prossimo evento. Quindi la simulazione eventi discreti fa sì che io non debba simulare secondo per secondo, millisecondo per millisecondo tutto il mio sistema, cosa che invece devo fare quando il tempo è una variabile continua, ma semplicemente io mi limito a fare opportune cose in precisi istanti di tempo, che è quando nella mia lista degli eventi succede qualcosa. Quindi l'idea di un simulatore a eventi discreti possiamo vederla in questo modo. Io ho il core del mio simulatore, ho un pacchetto di eventi, prendo il prossimo evento, lo processo, eventualmente questo crea degli altri eventi e poi fermo il simulatore. Lo riattivo, passo successivo, prendo il primo evento nella mia coda, lo processo, faccio qualcosa e poi mi rimetto a dormire e passo all'evento successivo. Allora, la lista degli eventi, che cos'è un evento? Beh, allora, un evento è, diciamo, un qualche cosa che mi dice che lo stato del mio sistema sta cambiando. Allora, un evento ha tipicamente almeno due informazioni. Il tempo in cui avviene, che è anche quello che io uso all'interno del mio all'interno della mia coda prioritaria per ordinare i vari eventi, e il tipo di evento. Poi può avere anche altre informazioni. Però almeno queste due solitamente ci sono sempre. Il tempo, quando è che c'è l'evento, e il tipo di evento, che cosa sta succedendo. La simulazione termina quando la coda degli eventi è finita, ad esempio.
o quando io mi rendo conto che il tempo ha superato una certa soglia, che ne so, io ho un evento, tengo il tempo in millisecondi e quando supera un milione interrompo la simulazione. Il core, il nucleo del simulatore, solitamente è estremamente semplice, prende un evento, ha tipicamente un grosso switch all'interno, in base al tipo di evento fa diverse cose. Fa diverse cose, il che vuol dire che in qualche modo quella che è la mia strategia, quello che io vorrei cercare di simulare, ad esempio qual è la mia policy per gestire gli impiegati, per quando fargli fare le pause e quando invece mandarli a servire ai tavoli o qualcosa del genere, io la scrivo molto spesso come forma di codice dentro il core del simulatore. Quindi in questo caso voi state usando Java per costruirvi per voi, per il vostro uso, un programmino che vi serve per esplorare dei possibili scenari, che è un uso di Java decisamente diverso. Non state preparando qualcosa che serve a un utente a premere la mascherina e a vedere il menu o a vedere quanto sono vicini due città. Voi state facendo qualcosa che serve a voi per prendere una decisione. Quindi vi scrivete un pezzo di codice, vi fate le vostre simulazioni, poi prendete il telefono, date gli ordini e avete deciso che cosa fare. Quindi, solitamente è anche necessario, sempre nel core del simulatore, avere tutta una serie di altri dati e di altre strutture che tengono in qualche modo traccia di che cosa sta succedendo all'interno del vostro sistema. Se riesco a trovare. Allora, non trovo le slide, ma non è particolarmente grave. Allora, quello che io vorrei provarvi a far scrivere insieme è un simulatore che simula che cosa succede in un ospedale da campo. Allora, in questo ospedale da campo arrivano le persone e i medici chiaramente devono cercare di curarle. Arrivano le persone e possono essere in stati diversi, possono essere più o meno gravi e bisogna decidere qual è la strategia con cui i medici curano le persone e qual è la strategia con cui quanti medici ci sono, quanti medici mi servono, eccetera. Questo è un possibile esempio di simulatore e quando faremo una pausa andrò a prendere i file, ma per ora possiamo comunque iniziare subito a scrivere e a vedere qualcosa. Allora, l'idea è ospedale da campo. Io voglio fare un simulatore. Proviamo a scrivere un simulatore partendo dalla base, veramente dai più elementari pezzi. Allora, mi avete detto che preferite scrivere codice insieme piuttosto che vedere codice già scritto, e quindi simulazione.
Ok, abbiamo il nostro progetto simulazione. Allora, il nostro primo simulatore, simulatore forse. Simulatore. Allora, all'interno del nostro simulatore, la prima cosa che mi serve è costruire un oggetto evento. Allora, costruiamo l'oggetto evento e quindi nuova classe, mettiamolo nel package sim, evento. Quindi abbiamo l'oggetto evento nel nostro simulatore. E sempre nel nostro simulatore creiamo la classe core. Quindi il simulatore e l'evento. Poi avremo bisogno sicuramente di un main. E chiediamo direttamente a Java di prendere di farci il metodo main statico della nostra classe. Bene. Allora, iniziamo a pensare all'evento. L'evento, avevamo detto, che deve io devo essere in grado di confrontare due eventi per vedere quale viene prima e quale viene dopo. Quindi il mio evento deve come si dice? Potrebbe essere così. Quindi il mio evento implementa l'interfaccia comparable. Inizio a vedere event, scusate. Evento. Siamo italiani. Vedete che inizio a dover mettere i metodi che non sono ancora implementati ed è comparable. Quindi ho a questo punto una classe che posso confrontare. Avevamo detto che il mio evento deve avere sicuramente una variabile che mi dice qual è il tempo dell'evento. Ecco qua. E poi mi serve una variabile che mi dice qual è il tipo dell'evento. Allora, il tipo dell'evento, perché non farlo con una enum? Per ora mettiamo tre tipi di evento, quindi il mio tipo di evento può essere o un evento foo, o un evento bar, o un evento buzz. E la mia variabile event type, e la mia variabile type avrà come tipo event type, e quindi un tipo, il tipo del mio evento. A questo punto ringraziamo Eclipse e iniziamo a fargli generare del codice da solo. ToString, tanto per vederla, poi quella per generare il costruttore a partire dai campi. Ok, e basta, dovrebbe bastare per ora. Allora, probabilmente c'è anche una funzione che mi dice di mettere in ordine sort members. Non l'avevo mai usata.
Cosa vorrei dire? Sì. Ok. Allora. Quindi la mia variabile contiene public enum tipo time type, che qui però sto usando un mischione di italiano e inglese, scusatemi. Allora, evento, tipo di evento, compare to. Ah, compare to, chiaramente devo scriverla. E tendenzialmente devo dire che la compare to deve confrontare il tempo. Allora, per confrontare il tempo, tanto vale usare la funzione compare fra il tempo e l'altro, che si chiama O. Si chiama O? No, arg0. Quindi la funzione compareTo semplicemente confronta il tempo usando la compare dei long. Allora, refactor, rename, alt shift r. Alt shift r. Tempo, sto mettendo tutto in italiano. Tipo. Va bene. Allora, in questo modo abbiamo creato il nostro evento. Allora, il nostro evento, nel nostro simulatore, una cosa che serve nel nostro simulatore è la lista degli eventi. Quindi, più evento, lista. Eventi uguale a new, allora priority queue, evento. Ok, adesso probabilmente manca un po' di tutto. Ah sì, scusatemi perché l'ho scritta qua fuori. Va scritta qui. Ok, allora la queue dobbiamo prenderla, importarla da Java util, la priority queue dobbiamo importarla da Java util, evento no perché siamo nello stesso package. Quindi il mio core ha una lista di eventi. Allora, quali sono i primi metodi che mi possono servire all'interno del mio core? Allora, quelli che sicuramente praticamente tutti i simulatori avranno, ma aggiungi un evento, public, aggiungi evento, evento e. Beh, questa public void. Questo aggiungi evento, tutto quello che fa è aggiungere un evento nella lista degli eventi. Poi mi serve una funzione che processa un evento, che posso chiamare step, no, perché è in inglese, basso.
Allora, cosa fa la funzione passo? Ma la funzione passo deve. Brutte abitudini da C. Dunque, la funzione passo, cosa fa la funzione passo? Prende, va a vedere qual è l'evento in cima alla mia lista degli eventi, lo estrae e si mette a fare quello che deve fare con quell'evento. Quindi. Non mi ricordo ovviamente qual è, potrebbe essere remove. Allora, se non sbaglio, remove, però adesso vediamo l'help. Remove prende l'evento e se non c'è l'evento genera un'eccezione. Ok, non ho i javadoc qui. Esatto, allora questo qui prende l'elemento dalla coda e la differenza rispetto a poll è che se l'elemento non c'è pianta tutto. Allora, secondo me, quando voi scrivete il vostro simulatore è meglio fare in modo che se c'è qualche problema il programma si pianti, perché così lo vedete e risolvete il problema, piuttosto che mascherare l'errore e ottenere dei risultati non corretti. A questo punto, quando io ho preso il mio evento, quello che faccio, vabbè, in questo caso system out println, e tanto il mio evento aveva già il metodo toString, e poi quello che c'è solitamente è uno switch su e.tipo, no scusatemi, torno qui, torno all'evento e mettiamo getter e setter, quindi getter e setter, ecco, ta, ta. Get tempo e set tempo, soltanto get tempo e tipo, soltanto get tipo. Quindi io li setto quando creo l'evento e poi posso soltanto andarli a guardare. Ecco qua. Quindi qui, punto, get, tipo. Allora, qui Allora, qui c'era un sistema per dirgli di generare in modo automatico tutti i case, che ovviamente non ricordo, quindi possiamo metterci a farlo. Case era fu bar e buzz. Ecco qua. Allora, molto spesso nei miei simulatori la funzione che deve processare un evento ha un grosso case
e in base al tipo di evento fa qualcosa, e le cose che fa sono aggiornare i dati globali di quello che sta succedendo. Altra funzione che serve quasi sempre nei simulatori è quella che gli fa fare tutta la simulazione. Quindi, while la coda finché la coda non è vuota, fai un passo. Allora, diciamo che questa è più o meno la struttura molto comune dei vari simulatori. Quindi ho l'evento, ho il core e ho il main. Allora, quello che uno fa quando vuole usare un simulatore solitamente è mettersi a creare da qualche parte quelli che sono gli eventi iniziali, e ad esempio gli eventi iniziali potrebbero essere l'arrivo di tutti i pazienti nel mio ospedale, e poi parte la simulazione. La simulazione a ogni passo creerà altri eventi, ad esempio il dottore se ne va a dormire, oppure il paziente guarisce, eccetera, eccetera. E quindi i vari eventi fanno sì che lo stato della mia situazione venga man mano modificato passo dopo passo. Andiamo avanti, facciamo un pezzettino alla volta e controlliamo che il tutto funzioni. Quindi ho il mio evento, vediamo un po' nel main. Allora, allora, nel mio main qui dovrei avere un simulatore, no, core l'ho chiamato. Quindi ho bisogno di importare core. Simulatore uguale. Ok, quindi m.stab. Adesso a questo punto posso provare a inserire così a casaccio un po' di eventi e vedere se tutto funziona. Non è che ci sia molto da provare, però, quindi simula punto aggiungi evento, new evento 10 fu ad esempio, perché questo? Vabbè, evento non ce l'ho, quindi devo importare evento. Ok. E fu di nuovo, posso avere ok. Quindi evento, evento tipo fu. E ho se lo chiamassi tipo evento, non sarebbe meglio? By convention, Java type name usually. E allora sì.
by convention iniziano con una lettera maiuscola, noi lo mettiamo con la lettera maiuscola. Evento tipo evento fu. D'accordo, quindi aggiungiamone un altro po' di righe di questo tipo, possibilmente non in ordine. E a questo punto vediamo cosa succede. Dovrebbe semplicemente stamparmi l'elenco degli eventi nell'ordine giusto. 10, 15, 20, 30, 90. D'accordo. Abbiamo scritto lo scheletro del primo simulatore. Adesso è il caso di andare a vedere effettivamente qual era la commessa di che cosa bisogna fare. Quindi potremmo andare sul sito di Fulvio14, 15, 12, 13, quindi 14, 15. Simulazione. Per fortuna c'è tutto. Allora, esercitazione del no, non è F12. Allora, 2000 pazienti che arrivano in 5 giorni. La distribuzione è più o meno arbitraria, le date no, perché era successo qualcosa di brutto. Quello che è importante è questo, il concetto di triage, se si legge triage. Allora, i pazienti possono essere in 4 diversi stati. Rosso, hanno bisogno di essere curati nel giro di un'ora. Giallo, hanno bisogno di essere curati nel giro di 6 ore. Verde, devono essere curati nel giro di 12 ore. Bianco sono i cosiddetti walking wounded, sono quelli che camminano, che sono feriti, che se uno non li cura non fa niente, cioè alla fine comunque si rimetteranno in piedi da soli, riusciranno a riaggiustarsi da soli. E aggiungiamo un altro stato che può servirci all'interno, che è nero, quando il nostro povero paziente è morto. Allora, questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di dell'idea di un paziente, e quindi nel nostro simulatore iniziamo a mettere, ad aggiungere al nostro simulatore delle strutture che servono per gestire l'ospedale. Allora, per gestire l'ospedale avrò bisogno della classe paziente, quindi lo mettiamolo qua dentro.
paziente. Ecco qui. Allora, il paziente, avevamo detto che è in un... il paziente arriva in un certo stato, oppure il paziente è in un certo stato. Allora, mai come nelle simulazioni, uno può prendere un qualsiasi numero di strade diverse. Quindi possiamo decidere se associare questo triage al paziente o all'arrivo del paziente o a qualsiasi altra cosa. Mettiamolo ad esempio dentro il paziente, quindi public enum stato paziente. E abbiamo detto essere rosso, giallo, verde, bianco e nero. Questo è il possibile stato del mio paziente. Per ora diciamo che il mio paziente ha un ID che mi permette di identificare il mio paziente. Di nuovo getter, setter e quindi source costruttore a partire dall'ID. Mi serve anche sapere qual è lo stato del mio paziente. E facciamocelo generare meglio. Costruttore. Ok, poi toString, ok, e poi getter e setter. Allora, lo stato lo posso, l'ID lo posso andare a prendere, perché poi l'ID del paziente è quello, non posso modificarlo, posso creare un altro paziente, ma non posso modificare l'ID di un paziente, mentre lo stato chiaramente lo posso scrivere o leggere. Direi che dobbiamo decidere nel mio ospedale, nel mio simulatore, come gestire i pazienti. E qui chiedo a voi, io ho il bisogno di gestire un certo numero di pazienti. In quale struttura dati posso mettermi a memorizzare i miei pazienti? Quali sono le operazioni che devo fare con i pazienti? Tipicamente andare a vedere un paziente, andare a vedere come sta e quindi riconoscere, segnarmi se quel paziente è guarito, morto, arrivato o qualche altra cosa. Quindi in realtà non ho nessun interesse ad avere i pazienti ordinati in qualche modo, non so neanche come possano essere, cosa possa voler dire avere i pazienti ordinati. Quindi un modo per memorizzare... Un modo per memorizzarmi tutti i miei pazienti è, ad esempio, usare un set. E quindi nel mio ospedale io devo avere l'insieme di tutti i miei pazienti, accessibili attraverso l'ID. Quindi set paziente. Pazienti. Hash set dovrebbe esistere.
Vediamo un po', adesso dobbiamo importare il set. Forse scrivere new qui. Vi ricordate quali erano le classi che implementavano il set? Come? Grazie. Cosa mancava? Così? Eccolo qui. Ok. Allora, abbiamo i nostri pazienti. E a questo punto nell'ospedale direi che abbiamo bisogno di avere delle funzioni che mi dicono come faccio a raggiungere un paziente e come faccio a raggiungere un paziente fondamentalmente. Quindi di nuovo qui, come ho public void aggiunge evento, ho public void aggiungi paziente. P. Pazienti.add Allora, poi facciamo una breve pausa, ma che cos'è che manca per usare l'hash set e per poter aggiungere e togliere pazienti nel mio paziente? Le mappe, i set, si basano su cosa? Quindi ho bisogno di aggiungere una funzione che mi dice qual è la hash del mio paziente. Come faccio a riconoscere in modo univoco un paziente? Quindi, di nuovo, ricordate che hash e equal, hash code e equal si scrivono insieme come funzioni. In questo caso, sto perdendo alcuni pezzi. Ok, la equal è semplicemente questa e controlla che l'unica che l'id sia lo stesso, perché io gli ho detto di lavorare soltanto sull'id, che è quello che definisce in modo univoco il mio paziente, e la hash che si è, dove si è persa, la hash code. Lui mi scrive questa funzione di base con queste moltiplicazioni, però siamo seri, in realtà l'unica cosa che mi serve è restituire l'ID. Perché se io ho che l'ID identifica in modo univoco il mio paziente, l'hash code è semplicemente l'ID. Che, guarda, però non è un int. Direi che tanto bello, però mi mette tutte le cose. Mettiamo la int, così risolviamo i problemi. Ok. Questo funziona e sotto ci sarà questo no, perché questo deve essere un int. Ok. Perché è qui. Va bene. Quindi a questo punto noi abbiamo il nostro main in cui possiamo avere dei pazienti e degli eventi, e a questo punto dobbiamo iniziare a pensare a come questi eventi sono collegati con i nostri pazienti. Quindi nel main aggiungiamo qualche paziente.
aggiungi paziente, new paziente. Ho bisogno di importare paziente e a questo punto bianco. A questo punto il mio simulatore ha 4 pazienti e un po' di eventi. Possiamo fare una pausa o continuare? Sono a vostra disposizione. Continuiamo, così magari finiamo prima. Allora, come faccio a associare un evento a un certo paziente? Allora, il mio concetto di evento è che è successo qualcosa. Io voglio avere un evento quando un paziente arriva, voglio avere un evento quando un paziente guarisce, voglio avere un evento quando un paziente, poveraccio, tira le cuoia. Quindi io ho bisogno di avere degli eventi associati a dei pazienti. Allora, qui ci sono vari modi con cui io posso farlo, però quello più, probabilmente, più semplice, che anche ho paura quello più sporco, è quello di aggiungere un campo data, data nel senso di dato, ed è di chi mi sto riferendo, a chi mi sto riferendo. Allora, qui cambiamo i tipi di eventi, i tipi di evento, iniziamo a pensare a quali sono gli eventi che potrebbero, che possono succedere. Arrivo paziente. Ciao, paziente arrivo. Poi, cosa potrei avere? Paziente guarisce. Paziente muore. Ed ecco qua. Questi sono per ora i 3 eventi che io gestisco. In realtà, poi vedremo che me ne servono comunque degli altri e me ne servono comunque di più. Quindi torniamo al mio simulatore e vediamo che qui non ci sono più. C'era una combinazione di tasti con cui lui metteva tutti i possibili case. Qualcuno di voi se la ricorda? Add missing case. Ok. Eccoli. Ecco, per ora questo è... Allora, questo è per ora quello che sta succedendo. Qui abbiamo i nostri eventi, qui abbiamo il nostro main. Ovviamente qui non è più foo, ma è paziente arrivo. Paziente arriva, guarisce, muore, arriva. Arriva. Arriva.
In realtà dobbiamo ancora modificare il mio evento, perché l'evento non mi va più bene che quando creo un evento dico soltanto il tempo, il tipo di evento, ma devo anche dirgli int dato. Dato uguale dato. E quindi devo anche dirgli qual è, a chi si riferisce l'evento corrente. Per cui torniamo nel mio main e io ho che a 10 arriva il paziente 1, questo arriva, poi arriva questo, e poi arriva questo. E questo qui non arriva. Bene. Andiamo qui sull'evento e cambiamo anche la toString. Source. toString. Perché la mettiamo insomma. Ed ecco qua. Allora arriva il paziente 1, il paziente 3, il paziente 4 e il paziente 2 in questo. Con il tempo dobbiamo decidere qual è l'unità con cui stiamo gestendo il tempo. Ditemi voi cosa volete che siano, minuti. Bene. Allora, paziente arriva. Cosa devo fare quando arriva un paziente? Tendenzialmente il paziente arriva, lo devo mettere da qualche parte in una qualche struttura dati o devo segnarmi che lui a questo momento è un paziente ed è arrivato ed è nell'ospedale e quindi tutto sommato è un paziente che io vorrei curare e poveraccio devo in qualche modo prevedere la sua morte. Perché quando arriva un paziente vedo quanto questo paziente è grave e vado a segnare nella lista degli eventi che questo paziente morirà dopo un certo tempo. Se poi riesco a salvarlo prima, bene, l'ho salvato e quindi ignorerò l'evento che muore, perché a quel punto il paziente è salvato. Ma quindi in base alla sua gravità mi segno quando il paziente morirà. Quindi switch e punto. No, nell'evento ritorniamo al source setter e getter. Non ci sono già? Sì. Quindi source genera setter e getter. Allora, get dato. Questo non devo generarlo perché non mi interessa, però il dato voglio avere la get dato. Ok. Allora, get dato è l'indice del mio paziente. Quindi l'indice del mio paziente in realtà a cosa mi serve? Ad andare nell'elenco dei pazienti, ad andare a vedere come sta quel paziente. Quindi, pazienti, questo è il, sì, pazienti, qual è per prendere un elemento in un set? Probabilmente il set non è quello corretto, quindi, però quello che potrei usare invece che il set, potrei usare una mappa, una hash map, e quindi essere in grado di, a partire dall'ID,
andare a capire qual è il paziente. Sì, no? Forse idee? Se no, i pazienti che metodi mi dà? Mi chiedo se contiene. Però non ho modo per andarmi a prendere quell'oggetto. Quindi in realtà i miei pazienti qui non deve essere un set, ma è una mappa. E vi ricordate la mappa cosa faceva? Mi permetteva di, dovrebbe essere così. Non è int, integer. Ok. Quindi in realtà io ho una mappa che mi permette di associare un paziente a un ben determinato ID. Quindi put. Perché il paziente è long, come? Come? Forse ha scelto il get di long. Sì. Grazie. Ok. Quindi a questo punto, in questo modo qui io ho il paziente. Allora, su cosa devo fare lo switch? Devo fare lo switch su pazienti. Get di key di e.getDato. Opla, opla, e qui. Punto get stato. Quick fix. Admissing. Ok. Ed ecco qua. Quindi quando il paziente arriva, io faccio lo switch su che cosa? Sul lo stato di quel paziente. E qua come? Sì, dimmi. Come? Ah, quello lì è carino. Allora, dov'è? Allora, io ho lo switch, vado qui, premo CTRL 1 e ho admissing case statement. E lui me li mette tutti. Allora, quando il paziente arriva, quello che io faccio è mettere un evento in futuro con la morte del paziente, sperando poi di fare in tempo a salvarlo. Quindi abbiamo detto che codice bianco, ma niente, codice bianco sta bene. Codice rosso. Devo mettere un evento, quel paziente muore un'ora dopo. Quindi,
aggiungi evento, new evento. Allora, il primo ID è il tempo, quindi il tempo è il tempo corrente, quindi il tempo dell'evento E, che è tempo, più 60, perché un'ora dopo quello che succede. A questo punto qui ho un evento di paziente muore, e di quel paziente lì, quindi è punto getDato. Non è paziente muore. Paziente punto. Come? Ah sì, scusate. Evento punto tipo evento punto paziente muore. Ok. Quindi in questo caso rosso muore dopo 60 minuti. Vi ricordate gli altri com'era? Giallo, 6 ore. Sei per 60. Bianco, nulla, avevamo detto. Verde, 12. Nero direi che è un problema, perché non, nero è già morto, non può arrivare. Quindi se ho un paziente che arriva nero, preferisco che il tutto si pianti, perché non dovrebbe mai succedere. E bianco invece nulla, non faccio nulla, perché non gli succederà mai niente di brutto. Quindi system out punto println arrivo paziente. Paziente guarisce e paziente muore. Per ora guarizione, brutto. D'accordo, quindi già così dovrei avere un qualche cosa che mi non fa ancora quello che voglio fare, però potrebbe iniziare a vedere. Allora, direi che non funziona. Adesso lo posso togliere. Allora ho l'arrivo dei pazienti, ma non ho forse perché sono tutti bianchi. Ok. Allora bianco, giallo, rosso e verde. Allora vediamo, arrivano. A questo punto, al tempo 75 muore il paziente 3, che era arrivato
al tempo 15 probabilmente con un codice rosso, al 90 arriva 2, al 450 muore 2 e al 750 muore 4. Bene, però abbiamo una simulazione che uccide tutti, che è comunque un buon punto di partenza. Possiamo iniziare a vedere come facciamo a curare e a tenere in conto che ci siano dei dottori e che i pazienti man mano vengano curati. Allora, qualcuno ha qualche idea? Dobbiamo a questo punto mettere nel nostro simulatore i dottori e il fatto che i pazienti in qualche modo vengano curati. Ci sono diversi modi. Allora, io posso cercare di fare le cose in modo un po' più pulito, mi creo un oggetto che è dottore e questo dottore, i dottori li vado a e inizio a gestire, ad avere degli eventi anche sui dottori, per cui il dottore arriva, il dottore inizia a curare qualcuno, il dottore smette di curare qualcuno, il dottore ha curato qualcuno o eventi simili. Oppure posso fare le cose in modo un po' più semplificato e semplicemente mi tengo traccia di un pool di dottori disponibili e man mano che i miei pazienti arrivano, se il paziente è, se è possibile curare il paziente, allora il paziente lo do in cura al mio dottore, a uno dei dottori. Facciamo la pausa. Facciamo una pausa.